Domani è la WWDC e io ho le aspettative bassissime. Ho le aspettative bassissime in maniera generale, ma soprattutto su una cosa. iPadOS 16. E oggi ne parliamo perché io vorrei un sacco di cose. Considera che sono tipo mezza pagina di file. Robe impossibili. Però cosa vorrei io nel futuro dell'iPad? Perché tutti in iPadOS 16, anche se avessero tutto questo buon senso in una sola versione software, ovviamente non ce la farebbero. Quindi parliamo più generalmente del futuro dell'iPad. È tutta una gestione file, un'app file, che magari è anche Finder, cioè una gestione file simile al Mac. Non ti dico come sul Mac, perché come sul Mac è una presa per il culo, ok? Bene, perché non puoi estinguere il mercato Mac, perché fa troppa concorrenza un MacBook Air, anche un MacBook Pro base, un iPad con un M1. Con il Finder, quindi una gestione file simile a un Finder. Una nuova barra di stato, perché la barra di stato su Mac, su iPad è terribile. Magari anche con un rimando al Finder, al file, oppure sapete che alle preferenze di sistema, cosa che non c'entra nulla col Mac finalmente. Nuove notifiche, perché sull'iPad c'è la schermata di blocco con le notifiche, con tutto. Nuova schermata di blocco fatta a modo. Ora è un po' più ben gestita, magari ci metti anche dei widget. Lì ha senso, secondo me, il widget. Più che sulla schermata home, sulla schermata di blocco ha senso il widget con delle nuove notifiche, anche quelle ridisegnate. Magari spostarle o a destra, o a sinistra, sotto l'orario, spostarle, non lo so. Però in qualche modo dare più importanza alla schermata di blocco che su iPad. Final Cut, Xcode, Logic. Il trio delle meraviglie. Io spero soprattutto in Final Cut perché iMovie non si può vedere. Ti prego, Apple, mettimi un cazzo di Final Cut che non ci vuole nulla. Perché Final Cut gira anche su una 12Z del 2020. L'abbiamo visto sul chip sviluppatore di Mac Mini presentato con Apple Silicon. Ecco, quello per gli sviluppatori. Ci gira benissimo Final Cut anche in 5K. Quindi, Final Cut. Ci sta esclusiva per gli iPad M1. L'apprezzo, anzi, darebbe ancora più senso agli iPad M1. Quindi, perché non farlo? Poi, vabbè, Xcode, anche quello ci starebbe ma di meno. E soprattutto Logic. Con GarageBand, ok, bene, in qualche modo includere un qualcosa simile a Logic. Ovviamente poi lo paghi, eh. Se magari fai. No, ora due versioni. Sistemi iMovie lo dai come Final Cut gratis. Final Cut Pro lo metti a pagamento, magari un po' meno di come è su Mac, perché nessuno spende tutti questi soldi per un sistema di editing su iPad. Stessa cosa per Logic, Xcode è gratis, quindi non ne parliamo neanche. Divisione spazi multitasking. Si direbbe già app in finestra, ma le app in finestra ci arriviamo dopo. Il primo spazio è il multitasking, avere più app insieme. Quando io apro un'app, non è che mi si deve chiudere quella che già sto usando, ma mi si apra automaticamente nell'altro spazio. Sarebbe comodissimo avere come su Mac le scrivanie. Non arriva mai nella vita, ma sarebbe veramente comodo. Non arriva mai neanche fra 5 anni. Avere proprio gestione multitasking, diamogli un senso. Magari anche con un tasto chiudi tutto. Una maniera per un multitasking decente, che te non fai quella roba là, che veramente su un iPad Air 2 va bene, ma anche su un iPad mini, ad esempio, farlo a schede, cioè che ti scendono giù. Tipo iOS, però non che ti vengono dal lato, ma che ti vengono dall'alto. Su un iPad mini ha senso. Sarebbe un downgrade, però avrebbe già più senso a livello estetico. Mentre su un iPad Pro da 12.9, quella roba che c'è adesso non ha senso. Come la divisione delle app, che ora è 4 quinti, che su un iPad Pro ovviamente ce ne sarebbero il doppio, 8 decimi. Sì, 8 decimi. Cioè, veramente, non sto scherzando. Quindi Apple, per favore, anche lì sistema, cioè. Fallo anche personalizzabile se vuoi, non lo fai, ma puoi farlo, quindi per favore. Poi cartelle, sia di applicazioni sia di file, un po' più simili al Mac, in qualche modo. Le cartelle che te ci metti dentro app, ci metti dentro i file, sarebbe comodo. E a proposito di cartelle, vorrei parlarvi anche del dock. Il dock su iPad è fatto a modo, oggettivamente, ci puoi mettere un sacco di app, è fatto a modo. Però metterci anche le pile di file sarebbe comodo. Non per forza un file, ma le pile di file, sarebbe le pile di cartelle. Le cartelle nel dock, ecco, quello sarebbe veramente la vita, ma le cartelle fatte a modo. Per me
è una delle funzioni più comode anche sul Mac e non è una roba, cioè, che ti fa decidere, ah no, prendo l'iPad o prendo il Mac, cioè lo scegli per altro, quindi cioè ci sta come. Questo avevo già detto nel video su iOS, aggiornamento delle app in background, vi prego. Vi prego, non se ne può più che se uno chiude un'app. Anzi, guarda, ora faccio una roba un po' più pro, perché siamo sul settore iPad un po' più pro. Sto esportando un video su LumaFusion. Esco dall'app, non è che se entro nell'app deve ripartirmi l'export a capo. No, io voglio che l'export continui anche quando sono fuori dall'app. Poi vabbè, altra robetta. Icone app tipo Mac, ovviamente, perché se mi ci metti Final Cut è una cosa logica perché c'hai la grafica nuova, quindi deve essere coerente. Quindi se ci metti Final Cut devi fare anche tutte le altre icone nuove tipo Mac. Ma anche se non ci metti Final Cut, perché io le dico anche per l'iPhone le icone nuove. Per quanto sull'iPhone non mi farebbero impazzire, qui lì sto più parlando di rumor, perché alla fine io sto parlando principalmente di rumor. Qui c'è un po' da capire come se la vogliono fare. Oh, qui lo so che mi potete ammazzare. Centro di controllo, centro di controllo simile, non ti dico qual è il Mac, perché no, perché non avrebbe comunque senso secondo me, però un centro di controllo fatto a modo, perché anche lì su iPad è uno spreco tirarlo giù da lì, dall'alto, ancora peggio sull'iPad col tasto home, che lo devi comunque tirare su dall'alto, non ho capito il perché. Però sistemare un po' questo centro di controllo, farlo modino, farlo in maniera tale che abbia un senso, né come quello del Mac né come quello che c'è attualmente sull'iPad. Non so bene come, però in qualche modo facciamolo. E invece sempre tornando al dock, me ne ho dimenticato, c'era questa cosa che non è né un leak, né un rumor, né nulla, è solo una mia cosa, come su Mac, spostabile sui lati, anche di sopra, di sotto. Spostabile il dock sarebbe veramente comodo, soprattutto sui lati per chi usa tanto l'iPad in orizzontale in mano, tipo sull'iPad mini sarebbe comodo. Lo so, sono noioso, ma sistemare varie app, tutte le app di sistema praticamente, soprattutto l'app comandi, l'app note e l'app promemoria, non hanno nessuna correlazione, però vi prego Apple, sistemale, cioè sistemale, perché iPadOS 16 è già pronto. Utente ospite, funzionalità di utente ospite, anche quella è impossibile, soprattutto magari nei prossimi anni sì, perché mette gli utenti già no, lo rende troppo simile a un computer, magari esclusiva per gli iPad M1 ci sta, ma la vedo dura. Però un utente ospite, ecco lì ha senso, lì ha senso. Ipotesi, o fai la modalità per i bambini? Che la dai al bambino di famiglia, cioè il tuo iPad e poi lo dai. Ecco, lì ha senso. Se no, fai la modalità ospite, veramente. Se devi dare l'iPad a qualcuno è che si fa i cazzi suoi, cioè i cazzi tuoi. Grafica decente quando si collegano le AirPods, non come quelle dell'iPhone perché non c'entra niente, grazie. Magari metterla anche su, tipo, eh? No, eh? In alto a destra, no. Tipo a mo' di notifichina, tipo quando ti arrivano le chiamate. Su, tipo. Sapete quando ti arriva una chiamata su Mac? Non ho presente come sia la grafica di AirPods su Mac. Però quando ti arriva una chiamata su Mac e c'è la grafichina, cioè, ecco lì sarebbe figo. Così sarebbe figo, magari in maniera diversa. AirPods connesse, bene. Scorciatoie da tastiera su Magic Keyboard o su tastiere. Anche lì esclusiva per l'iPad Pro, esclusiva per l'iPad M1 in qualche modo. Ha senso? Qualche scor... non tutte, qualche scorciatoio, Command Z, Command C, Command V. Ecco, lì ci sta, assolutamente. E poi ovviamente introdurre le app di iPhone come calcolati che diciamo meteo anche sull'iPad. Anche lì un discorso in finestra, perché alla fine le finestre in qualche modo ci hanno già con Quick Notes. Quindi farlo con Safari, farlo con le altre app non gli vorrebbe nulla, almeno con le app di sistema. Capite cosa sto dicendo? Poi vabbè, ci sarebbero tante altre finezze, queste sono le cose un po' più importanti. Magari dopo la WWDC farò un altro video dedicato, magari più che altro in ottobre, quando verranno rilasciati i sistemi ufficiali. Per questo video è tutto, noi ci vediamo domani con il riassunto finale di tutto quello che vorrei più o meno un po' più a specifico dalla WWDC e ci vediamo poi o domani sera o dopodomani con il video in cui piango perché anche quest'anno la WWDC farà schifo. Invece, settimana prossima, weekend prossimo, al massimo quello ancora dopo, esce un nuovo episodio di Storytelling.